Conversazione sull'illegalità ieri e oggi, un'iniziativa introdotta da Carola De Pali, presidente dell'ANDE, che vede presenti gli scrittori Raimondo Mogata e Jimmy Tatano. Un appuntamento ormai solito, consueto, che l'ANDE organizza quotidianamente, settimanalmente. Oggi pomeriggio siamo qui riuniti e tutto è partito da un articolo della Voce di New York scritto dal sociologo Francesco Pira, il quale praticamente ha reso noti un'indagine fatta da Libera sulla percezione del fenomeno mafioso. Quindi i dati mi sono sembrati sicuramente non tranquillizzanti, perché si è notato uno scostamento notevole fra la realtà e il percepito, per cui avendo riunito le mie socie abbiamo fatto il punto della situazione, ritenuto che era da un po' che non si discuteva di illegalità, che non se ne parlava, e quindi ci è sembrato opportuno riprendere l'argomento. Dico che però questa volta l'abbiamo voluto fare tenendo sempre alta l'attenzione su queste tematiche in modo diverso, con una conversazione. Infatti l'incontro di oggi non ha il piglio di un convegno, ma dico di una conversazione. Abbiamo invitato di buon grado, stanno partecipando Raimondo Mogata, autore di Mafia Ridens, e Jimmy Tatano, autore della Ragnatela del Potere. E quindi ne scaturirà una conversazione che speriamo, quando insieme al pubblico, quanto più interessante su questo argomento, su cui, come dicevo, non bisogna mai abbassare la guardia. Il mio libro si intitola La Ragnatela del Potere, è stato edito da Bonfirraro. Ed è nell'estrema summa una lotta tra i diversi poteri, tra il potere clericale, il potere mafioso, il potere dell'illegalità, quello nascosto, tra di loro, per acquisire a suo modo il potere assoluto, quello unico. Questo è più o meno la trama del mio libro. Ovviamente cerco di affrontare diversi aspetti e cercando di lanciare un messaggio che sia più positivo possibile.